A inizio anni 2000, quelli della mia generazione guardavano soltanto tre cose: Bim Bum Bam, SmackDown, ma soprattutto Sarabanda. E chi era fan di Sarabanda amava o odiava il personaggio più discusso della storia del programma, l'uomo gatto. Ecco, che fine ha fatto l'uomo gatto? Quindi ci siamo messi in macchina e abbiamo percorso 400 km da Napoli a Porto San Giorgio per toglierci e togliervi una futile curiosità: com'è oggi l'uomo gatto? Arrivati nel suo paesino nelle Marche, ci guardiamo attorno per cercare casa sua e all'improvviso eccolo spuntare, un po' invecchiato. Gabriele oggi ha quasi 50 anni, ma ai miei occhi resta sempre un supereroe. Mi fa piacere che tu ti sia messo a disposizione per fare l'intervista con noi, che tu abbia voluto essere così elegante per incontrarci. Sono la maglia della mia squadra. Dovevo mettere... Scusa, sono conosciuto come tifoso del Bayern, tanto come tale mi sono presentato. Bene, e quindi ci andiamo a fare una passeggiata per Porto San Giorgio. Diciamo che se 15 anni fa mi avessero detto che un giorno mi sarei fatto un giro in macchina con l'uomo gatto, di certo non ci avrei creduto. Tu che tifi per il Bayern Monaco? Per il Bayern Monaco. Allora ora ti spiego perché. E la prima cosa che scopro su di lui è che se ti racconta qualcosa lo fa in maniera estremamente dettagliata. Allora, nell'autunno del 1979, Waiu, davvero molto dettagliata, fecero vedere le partite a colori, le fecero vedere. Schwarzenberg, Beckenbauer, Bonhoff, Grabowski, Önes, Müller, Overath, Olsenbein. E poi vabbè, come sapete, insomma, questo coronavirus, il torneo under 12 di tennis, c'è il mercato settimanale il giovedì, che poi durante l'estate e durante le feste di Natale si tiene anche la domenica. Allora, praticamente stavo dicendo... Non lo so più che stavi dicendo, uomo gà. Comunque, scesi dall'auto, ci facciamo una passeggiata prima sul lungomare, poi sulla spiaggia e infine ci sediamo in un ristorante per approfondire il discorso Sarabanda. Ma Gabriele divaga ancora, anche in tedesco. Heute ist ein wunderschöner Tag. In ogni caso, dopo aver finito di pranzare, parliamo finalmente di Sarabanda. Sarabanda, diciamo, ho fatto come tutti il provino. Vado a fare il provino a febbraio 2002 a Roma. Ma per evitare di scendere troppo nei dettagli, finisco di mangiare, vi faccio io un riassunto di quello che mi ha raccontato. Mi convocano agli studi sulla Tiburtina a Roma. Io non ero affatto preparato. Dico, mo vado là, faccio una figura del cavolo. Gabriele Sbattella, uomo gatto, 31 anni. All'epoca il campione, tra l'altro, era Max. Max, il nostro campione! Io ho detto, ragazzi, quello è forte, ha vinto 198.000 euro. Se arrivo al 7x30 contro di lui, per me è come avere vinto. C'è un minimo dubbio, ma lo sa che è forte questo uomo gatto. Io ho giocato la mia partita, lui è andato in crisi. Allora, lo sai? E alla fine ho vinto io. Vince l'uomo gatto, nuovo campione! Sono rimasto 79 puntate, all'80esima è arrivato Diego Tiramisù che mi ha battuto e... buon per lui. 79 puntate? Sì. Quanti soldi hai vinto in 79 puntate? Allora, il Montepremi non l'ho vinto mai, però... mai vinto il Montepremi? No, però ti davano un gettoncino di presenza per ogni puntata. Come per dire, premio di consolazione, una sorta di prove. Tu arrivassi con i capelli tutti sparati in testa? Io mi ricordo che ero in sala trucco. Arriva un autore, mi fa: tu stasera fai animazione. Dico, scusi? Tu stasera fai animazione. Cioè, noi siamo il pubblico del tuo villaggio e tu sei il nostro animatore. Tu come facevi a sapere tutte quelle canzoni? Mi hanno impiantato un microchip in testa. No, non è vero, no. Tu si può dire sei un antenato di Shazam? Sì, proprio. Sì, magari, no. Alzatici da tavola, decidiamo di fare quattro passi e riprendere la nostra conversazione su un muretto vicino alla spiaggia. Perché uomo gatto? Io non ce l'ho. Uomo gatto nasce da una mia partecipazione a un musical, Cats, di Andrew Lloyd Webber. Io l'ho fatto nell'estate del 2002. Allora dico, vabbè, creiamo Uomo Gatto, è finita lì. È nato Uomo Gatto. È stato un brand vincente. Sì, è stato un brand... un brandy. Diciamo, è stata la mia fortuna a tratti, ma anche la mia sfortuna. Ma nel periodo di grande fama, tu te la sei goduta? Grande fama o grande fame?
quando finisce tutto, poi dopo bisogna cercare di reinventarsi. Per esempio, io amo scrivere, sono diventato giornalista, sia a livello sportivo che a livello musicale, quindi voglio dire, con quel poco che ho, con quel piccolo tesoretto che sono riuscito a accumulare in tutti questi anni, mi posso ritenere felice. Ed è qui che l'uomo gatto comincia ad aprirsi con noi. Dopo averci confessato cosa lo rende felice, ci invita a casa sua per mostrarci la sua tana. Allora, benvenuti nel mio mondo. Il suo mondo è composto da tanti oggetti, calendari e attrezzature per fare dirette social. Vedi, c'è anche la webcam. Ma noi vogliamo parlare di musica. No, allora, quelli sono i CD, però il pezzo forte arriva fra poco, arriva in camera. Allora, se mi seguite. In camera sua ci sono centinaia di dischi, 33 e 45 giri, ma anche CD, videogiochi e DVD. Noi però ci lasciamo attrarre da un cimelio storico. Hai detto cimelio di Sarabanda e ho questo. La famosa sciarpa che indossava sempre durante il programma. Ma ecco una cosa ancora più interessante. E questo è un piccolo uomo gatto. Gabriele da piccolo. Guarda che bello che è. Eri molto carino. Ma poi cosa è successo? Che è successo? Che sono cresciuto. Magari può sembrare strano che alla soglia dei 50 anni io dorma ancora in una camera simile, però questo è il mio mondo e qui ci sono le cose a cui sono maggiormente legato, con tutti i miei affetti personali, i miei ricordi e quindi... Dopo questo ricco tour ci rendiamo conto di non essere a casa dell'uomo gatto, ma a casa di Gabriele, che abbiamo capito essere un tenerone un po' nostalgico, che dopo tanti anni ha finalmente l'opportunità di raccontare davvero se stesso, slegandosi da un personaggio che forse da un po' gli è cominciato a pesare. Io nella vita sono Gabriele. L'uomo gatto viene fuori solamente quando lo chiamano, ecco. Io voglio far conoscere alla gente che guarderà questo video e quelli che seguono il tuo canale, voglio far vedere chi è Gabriele. Gabriele è una persona come tutte le altre, con i suoi pregi e i suoi difetti, una persona che comunque il sorriso ce l'ha sempre stampato, pure se magari gli è passato un rullo compressore addosso. Ma soprattutto è una persona che abbiamo scoperto essere di animo puro e anche molto emotiva. Io ho un difetto, io sono molto sensibile e quando mi fanno un torto io ci sto male, ma ci sto male. Un cuore solitario che oggi forse soffre la mancanza di una donna nella sua vita. Adesso chi vuoi che si metta? Chi mi prende, voglio dire, con questa parte la situazione, ma poi capito. Io non sono mica un cacciatore. Ma che ha colmato il vuoto dentro di sé grazie all'affetto e al calore dei suoi tantissimi fan, che dopo quasi due decenni sono ancora affezionati alla sua genuinità e alla sua simpatia. Essere entrato nel cuore della gente, già soltanto stare anche con voi a fare l'intervista, sapere che comunque tanta gente ancora mi vuole bene. L'affetto della gente è vero, ti fa stare bene quando sono quei giorni in cui sei giù di morale. Oh, non ti paga i conti della spesa, però ti risolleva il morale. Dopo questa bellissima giornata passata insieme è il momento di salutare Gabriele. Non prima però di averci regalato delle cartoline autografate, ricordo di una persona, oltre che di un personaggio, davvero fuori dal comune. Spero che vi siate divertiti tutti quanti, spero che abbiate capito che dietro l'uomo gatto c'è un uomo e basta. Quindi io vi saluto, vi ringrazio e spero che vi siate divertiti tutti quanti.